Il nostro intervento parlerà di Leonora Carrington, che è un'artista poliedrica, nota quest'anno in particolar modo perché il suo libro Il latte dei sogni ha dato il titolo alla Biennale di Venezia. Biennale di Venezia che porta il titolo appunto di questo breve testo della Carrington che unisce immagini e parole in una maniera originale. Nel senso che la Carrington era interessata a tutto quello che andava oltre i confini delle categorie già note, presentandoci qualcosa di più fluido, in cui le forme non sono univoche. Quello su cui ci concentreremo, però, non è tanto la figura della Carrington in generale, ma la sua esperienza nel sanatorio di Santander in Spagna, dove la Carrington fu trasferita e in cui visse un'esperienza particolarmente dolorosa che lei registra in un libro autobiografico dal titolo En bas, in italiano tradotto da Adelphi col nome Giù in fondo. In questo libro la Carrington racconta quelle violenze che ha subito dal punto di vista psicologico e fisico in questo sanatorio, in cui a poco la sua volontà veniva abbattuta. E lei, Leonora, che era sempre stata una donna piuttosto ribelle, aveva sempre cercato di opporre a qualsiasi tipo di conformismo una sua idea originale, vede a poco livellata, quasi annientata la sua volontà, al punto da sentirsi totalmente priva di vitalità, di speranza. La Carrington parla anche di, come noto, lei aveva una passione per i miti, per tutto quello che riguarda la simbologia, e parla di una visione diretta dello sguardo di Medusa, intendendo indicare qualcosa che la pietrifica. Privandola anche del contatto con la natura, con gli animali che avevano fatto parte del suo mondo creativo. Sono interessanti alcune descrizioni che vengono dalla sua stessa voce, che ci danno l'idea di quello che lei ha provato in quel periodo. Sì, En bas, appunto quest'opera che, come diceva la mia collega Ivana, è una registrazione dell'esperienza dolorosissima che Leonora Carrington vive in questo sanatorio del dottor Morales, dove è sottoposta a tutta una serie di privazioni e di quasi torture psicologiche, oltre che fisiche. È effettivamente un tentativo di ricostruzione di un vissuto lacerato, di una partizione del proprio tempo che lei cerca di sublimare attraverso il recupero anamnico. È un'opera infatti che nasce su sollecitazione di un caro amico di Leonora Carrington, André Breton, il padre del surrealismo, a cui Leonora dà un contributo fondamentale in termini di immaginario e di creatività. Quest'opera, infatti, perché vogliamo collocarla all'interno di uno studio, di un intervento che ha a che fare con la violenza sulle donne? Perché la violenza ha tante forme e questo tipo di dolore che Leonora prova a ricostruire con una funzione catartica e con un intento in qualche modo anche epistemiologico, muove proprio dalla ricostruzione di una privazione della propria libertà. Una privazione della libertà sul proprio corpo, sulla propria mente, sul proprio vissuto di donna. Non soltanto perché Leonora è un'artista appunto dalle tante sfaccettature, è una donna libera che sin dagli inizi rompe ogni tipo di categorizzazione e di imposizione sociale, allontanandosi dalla famiglia, scegliendo una storia d'amore con un uomo molto più grande di lei, come Max Ernst, vivendo appieno quella che è la libertà e il fervore del proprio tempo, ma anche perché un intervento così invasivo di privazione anche della contezza che si ha del proprio corpo e della propria
del proprio essere donna, del proprio essere soggetto persona, è qualcosa di devastante che comporta ovviamente un vissuto di dolore e di straniamento. Quindi Embas cerca di, cioè anzi si pone ecco, come un diario, una registrazione di quei giorni, raccontati e rivissuti ovviamente con uno sguardo completamente diffratto, uno sguardo che registra gli eventi, registra le situazioni in maniera quasi caleidoscopica, smembrata, rompendo ovviamente quella che è l'organicità della forma romanzo e l'organicità in realtà di ogni tipo di genere. È un'opera che potremmo chiamare di confine, ibrida, ma che appunto trova in questa forma categoricamente frammentata e programmaticamente frammentata un modo per rivivere il lavoro che Leonora fa su se stessa e le riflessioni personali che muovono da un dolore in qualche modo indicibile. Quindi per mostrare quel tipo di violenza, una violenza che in qualche modo non ha volto anche per lo stato psicofisico in cui Leonora versa, c'è bisogno di una forma diversa, una forma appunto smembrata, slabbrata, che riesca a dare vita, a dare corpo e voce a quello che Leonora sperimenta in questo periodo oscuro. E da questo punto di vista è importante e anche significativo, anche per chi ci ascolta, cercare di riportare quantomeno una citazione del testo. Allora, leggo dal testo di Leonora. Ammisi che un essere abbastanza potente da provocare una tortura simile era più forte di me. Riconobbi la mia sconfitta e quella del mondo insieme con me, senza nessuna speranza di liberazione. Ero dominata, pronta a diventare la schiava del primo venuto, pronta a morire. Che mi portava? Quando Don Luis venne a trovarmi più tardi, gli dissi che ero l'essere più debole del mondo intero, che mi piegavo ai suoi desideri, quali che fossero. Questo è un altro passo. Mi sembrava che lo spirito di Don Luis mi possedesse, che il suo dominio si gonfiasse dentro di me come un gigantesco pneumatico, e sentivo il suo vasto, immenso desiderio di schiacciare l'universo. Questa sensazione penetrava in me come un corpo estraneo, producendo una tortura indicibile. Quindi la presenza di Don Luis Morales, e le varie, figure che sono a custodia di Leonora, l'infermiera, Frau Asegurada, il custode José, Don Luis Morales e il padre Mariano, che sono, a guardia, del suo stato psicologico in questa clinica, diventano per lei dei personaggi surreali, invadenti, prepotenti, e lei perde qualsiasi tipo di volontà, qualsiasi capacità di, come dire, opporsi a tutto questo. Quindi diventa la forza, per dirla con un'espressione di Simone Weil, fa di lei un oggetto inanimato, una cosa. Infatti è Simone Weil. proprio questa perdita di dominio sul corpo che si lega appunto alla visione di Simone Weil di cui parlava la mia collega Ivana e che appunto ci permette di vedere come anche da parte degli uomini, in questo caso da parte delle autorità sanitarie, ci sia un'azione finalizzata alla rottura, all'erosione di ogni spazio anche di resistenza femminile e di consapevolezza. Simone Weil, nel suo saggio L'Iliade o il poema della forza, scrive: «La forza muta l'uomo in pietra, dal potere di trasformare un uomo in cosa, facendolo morire, deriva un altro potere, altrimenti prodigioso, quello di trasformare in cosa un uomo, che pure è vivo. Egli è vivo, un'anima, tuttavia è una cosa, un essere ben strano, una cosa che ha un'anima, che strana condizione per l'anima. Chi potrà dire quanto ci metterà ad adattarvisi in ogni istante, a torcersi, a ripiegarsi su se stessa? Essa non è fatta per abitare una cosa. Quando vi è obbligata, non v'è più nulla in essa che non patisca violenza». Embas, infatti, ha un carattere per Leonora anche terapeutico, nel senso che lei, attraverso il ricordo, la memoria,
riesce in qualche misura a rielaborare quello che per lei è stato un dolore, dolore da cui è riuscita comunque a riemergere grazie a un incontro fortunato, grazie alla sensibilità che la lega anche alla natura, alle presenze animali. Come sappiamo, lei si identificava ad esempio con la figura del cavallo, per lei appunto era un simbolo di libertà e anche un simbolo di un essere indomito, incapace appunto di essere regolato del tutto. Un altro passo in risposta all'inchiesta sull'arte magica condotta da Breton nel 1957, Eleonora scrive: bisogna avere il coraggio di rompere il cubo ordinato delle idee, di precipitarsi verso la confusione primordiale, dove il leone d'oro guarda con i suoi occhi tondi, nella profondità del loto, l'unicorno dalla groppa di latte, bagnato dalle lacrime ristoratrici della luna, il neonato che fuma solo mumbi e regali sotto forma di lunghe sigarette profumate. Questa mistura di metafore ci racconta anche l'importanza che è per Leonora il coraggio comunque di attraversare il dolore, di fare questo dolore qualcosa di espressivo, di generativo, di fecondo. E quindi il dolore del corpo le insegna comunque i limiti della sua stessa persona, i limiti della sua fisicità, i suoi confini, e quindi anche il fatto di essere vulnerabile, di essere mortale. E proprio nello spazio di questa consapevolezza viene a formarsi appunto ancora un'altra parte della sua identità. Attraverso dunque la registrazione di questi stati d'animo, di queste parti di sé, di queste parti di un passato doloroso che però si aprono già alla ricostruzione, Leonora mostra una via in qualche modo a una nuova consapevolezza che può essere anche appunto generativa e potenzialmente estendibile oltre il tempo e lo spazio, ecco, se vogliamo, anche a tutta una serie di racconti universali e mostrare appunto come il dolore del passato, come parti del proprio passato possano comunque dirci qualcosa su ciò che è esistito prima di adesso e mostrare una via per il futuro è ciò che appunto avviene in Embass attraverso una forma appunto quasi monstra e programmaticamente infinita e potenzialmente interminabile. Noi abbiamo legato l'esperienza di Leonora a quella di una poetessa italiana, anche lei ha attraversato il dolore della follia in qualche modo, che è Amelia Rosselli, che in una poesia intitolata La Libellula scrive a proposito della sofferenza legata a questo stato, così: e il delirio mi prese di nuovo, mi trasformò. Stancata e ebete in un largo pozzo di paura. Mi chiamò con i suoi stendardi bianchi e violenti, mi spinse alla porta della follia, mi stese dispettosa a terra, incapace di muovere, stanca all'alba, incapace la sera e l'agonia sempre più viva. Quindi l'unica cosa che resta viva non è la speranza, non è la voglia di cambiamento, di trasformazione, di movimento, ma l'agonia. Ciò che resta vivo in queste situazioni sembra essere l'agonia. C'è un'ultima poesia della Rosselli che vale la pena di citare, che in qualche modo invece apre forse un piccolo squarcio di speranza. Queste sono le parole che scrive Amelia Rosselli. Dopo dell'aria che scendeva delicata attorno al suo corpo immenso, nacque la figliora con il cuore devastato, nacque la pena degli uccelli, nacque il desiderio e l'infinito che non si ritrova se si perde. E proprio il desiderio a far sì che Leonora non si perda, ritrova la gioia del desiderio, anche amoroso, anche fisico, anche legato appunto
come dire, ha una vitalità che la porta a un nuovo contatto con la natura, un nuovo contatto con il suo corpo, un nuovo contatto con degli elementi che le permettono di sentirsi viva. Quindi questa forza del desiderio per superare la paura. Questa è stata la nostra comunicazione, che speriamo possa essere anche comunque una porta d'accesso alla riscoperta di questa artista a tutto tondo e che ha veramente ancora tanto da dirci. Grazie dell'opportunità che ci è stata offerta. Grazie.